Si inaugura oggi ufficialmente il porticciolo di San Vito qui a Mazara del Vallo, una giornata da iscrivere negli annali della città appunto. Emozionato, si vede sul palco tante belle parole e tante persone oggi qui presenti ad assistere a questo evento. Grazie per avermi permesso di spiegare un po' la mia emozione. Avete ragione, sono veramente emozionato perché oggi mettiamo un sigillo su un progetto, un'idea che abbiamo avuto molti anni fa e che oggi lo vediamo concretizzato. Sono veramente contento e emozionato perché per molti era impensabile, per noi invece era un progetto che si poteva veramente realizzare. Abbiamo avuto ragione e questo ci farà più forti per dare il nostro contributo alla collettività e all'intera cittadinanza. Sempre il privato in prima linea per cose di questo genere? Sì, il privato, noi a Mazara abbiamo diversi imprenditori e questo veramente deve essere da stimolo e da esempio per gli imprenditori. Magari manca chi ha la volontà o chi ha le idee, noi siamo disponibili per dare il nostro contributo ma anche per fornire qualche idea, perché qualche idea ce l'abbiamo. Quindi vediamo la prossima quale sarà? Ci riposiamo qualche settimana e poi vedremo. È una giornata importante quella di oggi, si rivaluta un porticciolo che era in degrado, anche il vostro supporto è stato importante? Il nostro supporto è stato quello di consigliare per il meglio un gruppo di persone che ha creduto in un progetto che oggi farà parte della cartolina e del panorama di Mazara del Vallo. È un qualcosa che fa soddisfazione a tutti, anche all'autorità marittima che per quanto ha potuto ha supportato e ha consigliato per il meglio l'associazione per fare in modo che arrivasse alla giornata come oggi. Speriamo di portare avanti questa linea anche in futuro, perché la Capitaneria, oltre ad essere vista un'autorità preposta alla vigilanza e al controllo, deve essere intesa anche come l'autorità di iniziative come questa. Credo che anche il modo informale con il quale avete radunato tutte queste persone imponga anche al sindaco di allinearsi a questo stile. Permettetemi di dirvi che questa è la città che mi piace, la città nella quale si realizzano le cose, la città nella quale si disegnano i progetti e poi c'è qualcuno che testardamente cerca la collaborazione delle istituzioni per raggiungere il traguardo, in questo caso per raggiungere il porto. È una cosa bella sapere che c'è una pubblica amministrazione che cerca di fare ogni giorno il proprio dovere, c'è quando riesce a raggiungere il traguardo, c'è quando incontra delle difficoltà. È bello sapere che a questi sforzi si aggiungono gli sforzi di certo mondo privato che, grazie alla passione per il mare, mette in moto un processo straordinario perché questo manufatto, questo involucro, questo porto non è soltanto una struttura, non è soltanto un mezzo per gli appassionati della pesca, è una cosa che completa il paesaggio, che dà un'immagine più bella della nostra città. Qui, dopo le parole di Padre Lupo, le cose che possono essere dette sono soltanto materiali, però godete di questo spazio. Soltanto qualche anno fa non era così, eppure è uno dei luoghi più amati dalla nostra città. Vedere il porticciolo abbandonato, vedere polemiche, vedere tanti che tentavano di creare delle condizioni perché questo porto nascesse e non si riusciva a farlo nascere, era una cosa che ci rattristava. Sapere che invece avete messo in moto, Presidente, un gruppo di testardi che hanno voluto raggiungere il traguardo attraverso il coinvolgimento di tante istituzioni è una cosa che riempie di orgoglio la città e quindi riempie di orgoglio anche colui che si trova ad essere in questo momento il primo cittadino. Un bellissimo spazio, non soltanto legato a coloro che lo frequenteranno quotidianamente, non è uno spazio soltanto per i soci, è uno spazio per tutti, perché chiunque passando oggi per questo lungomare vede che c'è un'altra pietra che è stata posata per costruire una città sempre più vivibile, sempre più accogliente. E questa è una cosa che deve imporre al sindaco di dire grazie a coloro che hanno consentito tutto questo, coloro che hanno fatto il progetto, coloro che hanno messo mani nella propria tasca. Qui non ci sono finanziamenti pubblici, finalmente c'è stato un gruppo di persone che ha deciso di mettere le mani in tasca per realizzare una cosa che è bella per loro, per coloro che hanno tirato fuori il denaro, ma è bella per tutti coloro che potranno fruire anche dal punto di vista paesaggistico.
Permettetemi di dare un particolare ringraziamento al comandante del porto, a tutte le autorità marittime che anche hanno preceduto l'attuale comandante e che hanno dato una loro forma di collaborazione che è stata determinante. Però è bello sapere che si è giunti, caro comandante, al traguardo, mentre lei è il comandante di tutti noi, perché si apre un nuovo porto nella nostra città e si apre qui, si apre a San Vito ed è, permettetemi di dirvi, anche niente di costruito, ma è bellissimo sapere che questo porticciolo in un certo senso quasi fa da binomio con il monumento al pescatore per cingere la chiesa di San Vito, perché San Vito noi lo abbiamo elevato al nostro protettore dei pescatori. San Vito per noi è un pescatore. So bene che il protettore dei marinai non è San Vito, ma i mazzaresi siamo tutti particolari, decidiamo di prendere un santo, in questo caso che è amatissimo, che è il nostro concittadino, e lo abbiamo elevato a protettore della nostra comunità. Voi oggi avete in un certo senso completato questo tragitto, quindi il ringraziamento, il compiacimento della città e soprattutto mi piace leggere in tutti voi quella gioia tipica di chi riesce a raggiungere un grande traguardo. Un abbraccio a tutti. La parola adesso proprio al comandante della Capitaneria di Porto di Mazara, Giuseppe Giovetti. Buonasera a tutti, ringrazio l'onorevole Cristaldi per le belle parole, ma soprattutto ringrazio il presidente Gangemi e tutti i soci dell'Associazione Stella Polare per averci invitato a questa cerimonia di inaugurazione del porticciolo, a cui personalmente, ma tutti noi, tenevamo moltissimo. E ci tenevamo in primis a fare i nostri complimenti al presidente e a tutti i soci per questa bella iniziativa portata avanti con determinazione, con caparbia, ma anche con intelligenza, perché è giusto dare i meriti anche a chi ha saputo approcciarsi con un progetto che doveva superare 1000 ostacoli, 1000 passaggi anche burocratici, e ci è riuscito, li ha portati a termine con un qualcosa che oggi è sotto gli occhi di tutti, una bella realtà, farà parte della cartolina e del panorama di Mazara del Vallo, e anche vista da qua vi posso assicurare che è un bel vedere. Rinnovo i complimenti, dico che l'autorità marittima non finisce qua nel dare il proprio contributo e supporto, e il controllo e la vigilanza, logicamente, perché è una prova di maturità della città. Abbiamo questa grande occasione ed è giusto dimostrare che sappiamo affrontare le sfide, portarle avanti in sicurezza, in serenità e con il rispetto delle regole. E questo è l'augurio e l'auspicio che faccio alla città e a tutti i soci. Grazie. Allora, presidente dell'Associazione Stella Polare, io prima di passarti la parola, caro presidente, ti volevo informare che ho appena ricevuto una lettera e sono stato incaricato di consegnarti. Io te la leggo, è intestata al sovrano ordine dei Cavalieri di Gerusalemme, Gran Priorato d'Italia. Illustrissimo Presidente Giacomo Cangemi, la ringrazio per averci invitato all'inaugurazione del porticciolo di San Vito. Un progetto ambizioso come questo non poteva che essere opera sua. È stato bravissimo a realizzarlo, voglio complimentarmi con lei e con tutti gli organi a indirizzo istituzionale e l'autorità portuale. In nome del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cavaliere di Malta, le auguro tantissimi auguri, sperando che questo nuovo impegno le dia le soddisfazioni che meriti. In ricordo della nostra presenza a questo bellissimo evento, le consegno, dice la missiva, personalmente il nostro emblema raffigurante la Croce di Malta con le 8 punte che rappresenta il simbolo dell'ordine. Le 4 braccia della croce simboleggiano le virtù cardinali. In San Giovanni nostro patrono la saluto distintamente. È firmato dal priore della Sicilia, Commendator Santi Barbera, che a questo punto invito sul palco proprio per consegnare al presidente dell'Associazione Stella Polare, Giacomo Cangemi, questo ricordo. Vuole dire qualcosa? Già il gesto già simboleggia tutto. Adesso la parola al presidente dell'Associazione Stella Polare, insomma, che
fare un breve excursus di quello che è successo. Basta, come ha già detto il sindaco poco fa, basta immaginare cos'era qua un paio d'anni fa per vedere che c'è stata una grande opera soprattutto di riqualificazione ambientale. Presidente. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per aver accettato il nostro invito. Io colgo l'occasione per salutare padre Giuseppe Lupo che ci ha onorato della sua presenza quindi ha potuto benedire con questo invito il nostro amatissimo porto turistico e tutti noi. Ringrazio l'amministrazione comunale nella persona del nostro primo cittadino, il sindaco onorevole Niccolò Cristaldi. Ringrazio il comandante Giovetti della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo e per la presenza, ma soprattutto per il grande ascolto che ha mostrato nei nostri confronti. C'è gente che sente, c'è gente che ascolta. Il comandante, così come tanti altri, ci hanno ascoltato. Quando si parla chiari con le in maniera chiara con le persone e si intuisce, si capisce che l'idea è sana, è genuina, poi alla fine questi sono i risultati. Quindi lo ringrazio pubblicamente per averci ascoltato e per averci consentito di essere qui oggi tutti con l'ordinanza che è stata emessa qualche giorno fa. Grazie comandante. Ringrazio tutte le forze dell'ordine presenti qui stasera a questa inaugurazione, il Presidente del Consiglio Comunale di Mazara, tutti i colleghi consiglieri, ringrazio il Commendatore del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, Cavaliere di Malta, Santi Barbera, per lo splendido dono e significativo che ci ha donato, ringrazio tutti i rappresentanti, quale genio civile, degli uffici pubblici con cui noi abbiamo avuto a che fare. Genio civile, soprintendenza, ufficio del demanio, assessorato territorio e ambiente, sono uffici che noi adesso conosciamo bene, bene perché abbiamo portato avanti questa idea al punto di realizzarla e quindi oggi per me è un grande piacere e un onore poter essere qua davanti a tutti voi ed avervi tutti come nostri invitati. È un giorno speciale per me ma anche per tutti i soci dell'associazione. Questa idea nasce circa 5 anni fa, quando a seguito di un'ordinanza della Capitaneria di Porto dichiarata quest'area inagibile, giustamente, noi ci siamo dati una mossa e abbiamo detto qualcosa bisogna fare. Io non voglio raccontare la storia perché vi assicuro che è lunghissima, però un cenno lo voglio dare. Quindi ho avuto un'idea, ho coinvolto alcune persone diportisti come me e da lì è partito questo progetto, quindi dall'idea si passa al progetto, dal progetto si comincia a chiedere, a informarsi e capire cosa bisogna fare per ottenere quel risultato. Noi oggi siamo veramente orgogliosi di questo, io sono orgoglioso di rappresentare questa splendida associazione perché ci sono persone veramente splendide che come me hanno sposato questa idea e con loro e con i nostri mezzi siamo riusciti a realizzare questa importante opera, questa struttura che, come giustamente diceva il nostro sindaco, non è solo a beneficio e a servizio dei diportisti o dei soci, ma è per l'intera città. Noi abbiamo rivalutato un'area che era in totale stato di degrado, che chiunque si girava dall'altro lato quando attraversava questo tratto. Oggi noi possiamo godercela perché siamo qui all'interno, ci sono le barche, abbiamo la possibilità di dare il nostro piccolo contributo per il turismo, perché abbiamo messo a disposizione dei posti per i natanti in transito, quindi chi dalle zone limitrofe vorrebbe ormeggiare qua da noi trova chiaramente un approdo sicuro e questo è un piccolo contributo che noi vogliamo dare anche alla nostra città riguardo al turismo. Ci sono tante altre iniziative che vorremmo portare avanti in favore di quei soggetti che oggi hanno avuto poco già dalle piccole cose. Io parlo dei diversamente abili, a loro vogliamo
far nascere quel desiderio del mare, degli sport acquatici, della nautica da diporto. Vogliamo informare e formare, perché chi va per mare deve essere formato, deve sapere quali sono i rischi, quali sono i doveri, quali sono gli obblighi, quindi cose che piano piano, se il comandante ce ne verrà l'opportunità, vorremmo creare, quindi formazione per chi veramente vuole apprezzare quello che oggi può darci il nostro mare, che è splendido e io sono innamorato della mia città. Quindi l'emozione è forte, perché parlo del mio territorio, della mia città, parlo del Porticciolo, perché lo sentiamo nostro come cittadini mazzaresi, nostro perché a vederlo qualche anno fa non pensavamo che oggi si potesse, anche noi non pensavamo che si potesse raggiungere un obiettivo di questo tipo, perché le difficoltà sono tante, non sto ad elencarle, però vi assicuro che sono tante, però quando l'idea è genuina, le persone sono per bene, alla base c'è tanta volontà, c'è la perseveranza, c'è la diligenza, c'è la voglia di fare, la voglia di contribuire, è uno scopo importante, perché la gente che non ha scopi nella vita la mattina non si alza nemmeno dal letto, quindi lo scopo è fondamentale. Noi avevamo questo scopo per quanto ci riguarda e siamo riusciti ad andare avanti con queste, diciamo, qualità. Noi siamo riusciti a realizzare un progetto a nostro avviso importante, e invito tutti coloro che ne hanno voglia, che hanno un'idea, di metterla in campo, perché tutto si può fare. Questo Porticciolo deve essere d'esempio per chi vorrebbe fare e magari viene scoraggiato fin dall'inizio. Noi siamo disponibilissimi a dare tutte le informazioni che abbiamo acquisito man mano negli anni, affinché si possano raggiungere tanti altri obiettivi. E capisco che non è semplice, soprattutto quando bisogna mettere mani in tasca, così come abbiamo fatto noi, perché ogni socio ha contribuito attivamente, economicamente, per realizzare quest'opera. Non abbiamo mai ricevuto un centesimo di finanziamento, e riuscire a mettere insieme tante persone e mettere mani in tasca, vi assicuro che non è facile. Noi ci siamo riusciti perché avevamo lo scopo chiaro, quindi invito veramente tutti coloro che vogliono fare, che vogliono lasciare un bel segno in questa città, di iniziare, che piano piano i risultati arrivano. Io avrei tante cose da dire, non voglio dilungarmi troppo e sono veramente molto emozionato, quindi preferirei andare direttamente ai ringraziamenti che faccio con piacere. Noi per realizzare quest'opera ci siamo avvalsi di figure importanti, di tecnici, l'architetto Buscarino, l'architetto Giacalone, i progettisti, l'ingegnere Lanza, Gaspare Lanza per i progetti, impianti e collaudo, il geologo Giorgio Tranchida, l'ingegnere Lorenzo Parisi, la ditta Massimo Maggio, la ditta appaltatrice che ha eseguito i lavori e che è riuscito a darci quello che volevamo. Ci siamo incontrati e scontrati diverse volte, però dal confronto, dagli incontri e dagli scontri alla fine arrivano i risultati. Ringrazio la ditta Asaro Matteo per l'impiantistica, abbiamo un impianto veramente all'avanguardia, quindi secondo quello che prevede la normativa e le leggi attuali, quindi siamo sicuri che utilizziamo un'area assolutamente sicura. Un ringraziamento va anche a quelle ditte che esternamente ci hanno dato una mano, e io le voglio nominare una per una, non sono tantissime, però è importante per me dirlo: Vivai Antonino Giacalone, Fratelli Monaco, Chiraema, Agrigenna, Giametta Santo, Ristorante Pesciolino d'Oro. Qualcuno dice: ma cosa c'entra il ristorante? E c'entra, perché qualche volta quando noi facevamo nottate per completare alcune cose, noi intendo anche il sottoscritto personalmente, così come tutti i soci, il Pesciolino d'Oro si sono messi a disposizione improvvisando, portando anche dei pasti caldi, quindi per me questo è un grande gesto. E come vedete i risultati arrivano quando veramente c'è squadra, quando veramente c'è sinergia tra i vari gruppi e tra le persone, e lo scopo è comune. Io non voglio dilungarmi, voglio semplicemente chiudere ricordando a tutti le favole. Le favole sappiamo che non sono vere, le favole si raccontano ai bambini,
per far apparire una cosa per un altro, per portare loro ottimismo, per trasmettere ottimismo. Noi ad esempio oggi siamo in una giornata bellissima qua in questa manifestazione. Perché? Perché io sono abituato a vedere l'aspetto positivo, così come tutti i soci del direttivo, perché c'è vento non sentiamo caldo, perché il vento serve a far svolazzare meglio le bandiere, perché il vento fa navigare meglio le imbarcazioni a vela. Quindi, come vedete, ci sono tanti aspetti che vanno valutati. Noi siamo abituati a vedere il bicchiere mezzo pieno. Prima di chiudere voglio ringraziare l'intero direttivo per avermi supportato e sopportato, perché capisco che a volte sono anche un po' brusco, ma loro mi hanno sempre perdonato perché sanno che il fine era quello giusto e sano. Quindi grazie amici miei, e sono sicuro che insieme faremo tantissime altre cose. E a proposito, delle favole, io da bambino ho letto tante favole, poi ho capito che non erano vere, le favole non sono vere, non è la realtà. Però oggi posso affermare una cosa, che questa è l'unica favola vera. Grazie a tutti. Bravo.